Buongiorno, oggi è venerdì 4 novembre, benvenuti al consueto nostro appuntamento quotidiano con l'edicola rassegna stampa, che iniziamo subito con leggere la pagina di apertura del Corriere della Sera. Meloni, le richieste all'Europa, debutto della Premier a Bruxelles, gas e confini le priorità, la Commissione salvare i migranti. Il punto sulle bollette, magari attraverso l'emissione di titoli di debito europei, e poi le modifiche alla protezione dei confini. La visita ai vertici dell'Unione Europea per Giorgia Meloni è servita a rompere il ghiaccio, però la partita dell'Italia in Europa rimane difficile, soprattutto per le richieste, che in alcune parti, va detto, vanno a scontrarsi con gli interessi della Germania. L'accoglienza nel complesso è stata positiva, ma Italia e Europa restano distanti ancora. Roma vuole anche dei provvedimenti su gas e liquidità, poi c'è il problema della legge di bilancio, un appoggio per la riforma del patto di stabilità, che però è un obiettivo che ancora deve essere raggiunto. Questo è il titolo in fondo del Corriere della Sera. Poi riferimento con questa foto a centropagina, Ilaria Barzacchi, l'addio a 16 anni era l'unico modo per salvarmi, la giovane ginnasta, ero 38 kg, dicevano troppi, così ho lasciato la ginnastica. È arrivata a un punto di non ritorno, scrive il Corriere della Sera. Vediamo il Corriere Fiorentino adesso. I tavolini non se ne vanno più, siamo a Firenze, perché è una polemica questa che ha suscitato le reazioni dei residenti, i quali sovente in passato e tuttora si lamentano delle difficoltà, dei disagi che devono sopportare per aggirare i tavolini. Dietro fronte del comune, proroga fino al 31 dicembre. I residenti contiamo meno dei locali. Questa è una polemica che interessa, diremmo, non solo Firenze, ma anche altre città d'arte. Qui a centropagina la foto della partita di ieri della Fiorentina ha battuto il Riga. Lunedì i sorteggi per i sedicesimi per la Conference League, alla quale partecipa la squadra viola. La cronaca nazionale della nazione adesso. Meloni al debutto nell'Unione Europea. Difendo i confini. La Premier ha incontrato von der Leyen e Metsola. Smontata la trattativa, la narrativa sul mio conto. Hanno visto che non siamo dei marziani. Sui migranti, nessuna apertura dalla Commissione. Energia 15 miliardi in manovra per famiglie e imprese. Cala la bolletta del gas. Questa è una notizia quantomeno positiva. Poi, ovviamente, qui sulla Nazione vengono anticipate anche alcune notizie poi pubblicate all'interno in cronaca di Arezzo. Disabili e barriere, città ancora arretrata. Poi la politica, chiassai Polcri, corsa 2 per la provincia. E quindi ancora Panno Casentino, via l'iter per il marchio DOC. Ecco la cronaca di Arezzo della Nazione. Provincia, il derby chiassai Polcri, Bennati e Ghinelli. Si sfilano dal vertice di maggioranza, emergono le prime due candidature. Quali sono i possibili scenari? E per sapere quali possono essere i possibili scenari, abbiamo in collegamento con noi Federico Dascoli, caposervizio della Nazione di Arezzo. Ciao Federico, un caro Buongiorno saluto Luca, buongiorno a tutti. e grazie per aver partecipato a questa nostra edicola rassegna stampa. Quali possono essere, a tuo parere, Federico, questi scenari? Sono ancora imprevedibili, nel senso che almeno abbiamo capito che dal punto di vista del centrodestra, che naturalmente salvo clamorose spaccature e franchi tiratori, perché ricordo il voto per la provincia è un voto di secondo livello, votano i consiglieri comunali con dei parametri che riguardano l'importanza, la grandezza, il numero di abitanti di ogni comune, e quindi poi nel segreto dell'urna può succedere di tutto, però dando per scontato che la maggioranza di centrodestra, che ormai ha conquistato come dire, buona parte dei comuni della provincia, dovrà esprimere il nuovo presidente della provincia, che potrebbe essere Silvia Cassai, la conferma di Silvia Cassai. Ma diciamo che nelle ultime settimane, nelle ultime ore, ieri sera c'è stato un vertice di maggioranza in cui è emersa questa ulteriore candidatura, quella del sindaco di Anghiari Polcri. Quindi è difficile fare un pronostico in questo momento. È chiaro che l'eventuale candidatura di Ghinelli, che invece ha preferito, come dire, rimanere presidente, sindaco di Arezzo, avrebbe in qualche maniera, per l'importanza del comune, reso la partita non giocabile, diciamo Ecco. così. In questo caso invece credo che Polcri e Chiassai poi dovranno necessariamente trovare una sintesi, questi due nomi, però in questo momento ancora è difficile dire chi dei due possa prevalere.
Ecco, vediamo anche le altre notizie che stamani mattina sono state pubblicate sulla pagina della cronaca di Arezzo della Nazione. Ecco, mi sembra, Federico, state dando grande spazio ai problemi legati alle disabilità. Troppe barriere, anche i grandi eventi diventano un tabù. E poi raccontate anche delle storie, per esempio come quella di Adriana, la quale afferma che manca sensibilità verso questo problema. Mi sembra, ecco, che il tuo giornale si stia orientando un po' a raccontare queste storie, vale a dire questi argomenti, direi, di interesse generale e sociale, sui quali forse in passato poco è stata puntata l'attenzione. Sbaglio? No, questo non lo so, se in passato è stata puntata poco l'attenzione, non lo so. Diciamo che lo spunto che ci ha ispirato questo primo piano, questo approfondimento che abbiamo fatto, è stato l'episodio che è venuto qualche giorno fa, il primo novembre, che ha riguardato Ilaria Bidini, che è una giovane donna aretina che è stata anche insignita della carica di ufficiale di Cavaliere della Repubblica al merito, che ha raccontato appunto questo che io considero personalmente un paradosso. Cioè, noi abbiamo degli autobus, ho finito toscana, degli autobus che sono attrezzati per accogliere i disabili, per farli salire. Però c'è una legge che evidentemente Autolinee Toscane rispetta, quindi è la legge che è sbagliata, non è Autolinee Toscane, che dice ad esempio che l'autista non possa in nessun caso abbandonare l'autobus e scendere. Io certo. Credo che, voglio dire, di fronte a una disabilità, come dire, con tutte le cautele di questo mondo, si possa dare una mano a una persona disabile. Ecco, il fatto che Ilaria sia stata lasciata sul marciapiede e sia stata costretta per tornare a casa, per andare in centro, per la verità, a prendere un taxi in un giorno festivo, eccetera eccetera, mi pare che sia un paradosso, un assurdo che il paese civile non dovrebbe permettersi. Questo punto, questo episodio singolo ci ha ispirato, ci ha consentito di allargare un po' il campo, e abbiamo fatto il punto grazie a Sonia Fardelli, a Gaia Papi, con il garante per le disabilità, la signora Bertollo, e con Adriana Grotto, che è una storica, come dire, rappresentante della categoria, che ha sempre fatto una battaglia dicendo che Arezzo poteva migliorare. Chiaramente si è fatto molto, perché poi dal nostro primo piano emerge che si è fatto molto, si può fare molto di più, e questo cerchiamo di in qualche maniera di dare il nostro contributo alla riflessione. Ecco, Federico, allora, siccome la nostra rassegna stampa ha una valenza, una portata di carattere regionale, ecco, io proporrei il primo servizio di questa edizione, perché si è conclusa la missione della delegazione della regione a Washington. La Toscana ha ricevuto il titolo Regione d'Onore 2022. Lo vediamo insieme. Un legame sempre più forte con gli Stati Uniti d'America. È stato questo il messaggio emerso dalla missione compiuta a Washington dalla delegazione toscana. La missione, della quale hanno fatto parte il presidente della Giunta Eugenio Giani, il presidente del Consiglio Antonio Mazzeo e il consigliere portavoce dell'opposizione Marco Landi, si è conclusa con la partecipazione alla serata di gala della NIAF, National Italia America Foundation, durante la quale alla Toscana è stato conferito il riconoscimento Regione d'Onore 2022. È stato un fine settimana intenso, pieno di incontri che sono partiti dalla speaker della Camera, Nancy Pelosi, abbiamo incontrato l'ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, tutti i direttori degli istituti del commercio estero, tutte quelle che sono i luoghi della cultura italiana negli Stati Uniti. Con loro abbiamo prospettato una serie di iniziative che hanno due obiettivi: da un lato portare in Italia investitori per costruire nuovo lavoro, nuova occupazione, per fare in modo che il nostro territorio possa far conoscere anche negli Stati Uniti la qualità della sua ricerca, della sua produzione, anche la necessità di sviluppare nuove partnership dal punto di vista turistico. È iniziato già un dialogo anche con il console italiano a San Francisco, con tanti imprenditori. Insomma, la prossima delegazione mi piacerebbe che vada lì e sostenga quei giovani, quelle ragazze, quei ragazzi che con la loro intraprendenza prospettano a tutti noi un futuro migliore. Torniamo a leggere La Nazione. Il panno riparte dal marchio e sfila in piazza.
La provincia e la Camera di Commercio lavorano allo strumento di tutela del prodotto che assai puntiamo al riconoscimento europeo. E poi altre notizie qui sempre sulla cronaca di Arezzo della Nazione. Reddito di cittadinanza, conto da 1.300.000 euro al mese, oltre 5.000 in città prendono il sussidio, in media da 487 euro a testa, con il cambio di governo potrebbero perderlo, gli scenari e appunto le storie che vengono raccontate. Premio alle donne speciali che fanno grande l'Italia, il messaggio contro la discriminazione al Teatro Spina venerdì, decima edizione della manifestazione, e ci sono anche delle giornaliste premiate che comunque sono state insignite di questo riconoscimento. Qualche notizia dai comprensori, l'impianto high-tech che accumula energia, siamo a Cavriglia, sarà inaugurato stamani alla centrale Enel di Santa Barbara. Il comune di San Giovanni Valdarno chiede i danni per i rifiuti alla stazione, per il convoglio che ha sostato alcuni giorni alla stazione ferroviaria. Calcit, più donazioni nella pandemia. Castiglion Fiorentino, il presidente del Calcit Valdichiana e Castellani, e i nuovi progetti per aiutare i pazienti oncologici, a dimostrazione che il nostro territorio è comunque sempre solidale. Sempre dalla Valdichiana inizia a Foiano il Foiano Book Festival e ci saranno anche appuntamenti con la musica, per esempio quello con Mauro Pagani, l'artista Mauro Pagani, mio padre, mi ha insegnato ad amare la musica. E ancora, il caso delle due mamme, attesa per la decisione, chiedono le due mamme angheresi entrambe la maternità di due gemelli, in aula anche il sindaco Polcri di Anghiari. E quindi dal Casentino, caro bollette e risparmio, si spegne anche il castello. Il castello è quello dei Conti Guidi di Poppi, alcuni comuni tagliano le luminarie, altri rinunciano ai lampioni di notte, monumenti simbolo come quello di Poppi saranno completamente al buio. Federico, quella dell'energia la ritieni essere una vera emergenza in questo momento, oppure hai l'impressione che il problema sia un po' rientrato rispetto a qualche settimana fa? La speranza è che il problema sia rientrato, l'esperienza si insegna, io ho visto poche volte le bollette dell'energia del gas abbassarsi e quindi non vorrei che, come dire, questi aumenti poi diventino in qualche maniera, non dico strutturali, ma insomma che poi le diminuzioni siano simboliche, cioè nel giro di poche settimane, di pochi mesi, insomma abbiamo visto le bollette di ognuno di noi in casa, nelle aziende, ne abbiamo parlato con grande spazio, raddoppiate, triplicate, e quindi tutto questo mette sicuramente a rischio l'equilibrio economico di questo paese. Sentevo prima, leggevi le prime pagine nazionali in cui si parla insomma di aiuti, di possibili diminuzioni, ma mi auguro che quello che è scritto sia la verità. È chiaro che dobbiamo fare presto e dobbiamo augurarci che le diminuzioni siano importanti. Non è che basta dopo il raddoppio di una bolletta diminuirla del 5-10% dicendo beh adesso è diminuita, è comunque una bolletta che invece che del 100% aumenta del 90%, quindi creerebbe comunque grandi difficoltà, sta creando grandi difficoltà nel settore, e quindi spero che tu abbia ragione, come dire, col raziocinio ho sensazione che sia un po' complicato e spero che le innovazioni siano davvero importanti. Federico, io ti ringrazio per la tua partecipazione a questa edicola rassegna stampa che andiamo adesso a completare, e mi auguro, vorrei che tu fossi nostro ospite magari anche in altre edizioni. Ci sentiamo anche visto il rapporto di amicizia, direi, oltre che di stima professionale che ci lega, che mi legava anche al tuo lavoro. Molto volentieri, Luca, grazie dell'invito, alla prossima. Grazie a te Federico. Possiamo andare con il prossimo servizio di questa edicola rassegna stampa. Tutto pronto per la festa del Tartufo Bianco a San Giovanni d'Asso. È la 36esima edizione. Si terrà nei fine settimana 12, 13 e 19-20 novembre.
Quasi quattro decenni dedicati al tartufo bianco delle colline senesi che dividono il Chianti dalla Val d'Orcia. E quest'anno l'appuntamento è nei fine settimana 12, 13, 19 e 20 novembre. Una festa ricca di proposte tra paesaggi inconsueti della campagna senese e prodotti tipici del territorio. San Giovanni d'Asso torna quindi a ospitare la festa del tartufo bianco, un'eccellenza regionale. Partiamo alla grande, è un evento che è molto atteso, diciamo, dagli amanti culinari principalmente del nostro territorio. Metteremo in bella vista, diciamo, tutti i preziosi prodotti che ci sono nel nostro territorio. Come sapete, noi abbiamo questo riconoscimento del distretto rurale di Montalcino e saranno, diciamo, i principi tutti i prodotti del territorio. Noi siamo stati i primi a dire che facciamo la festa solamente con i tartufi che troviamo in zona, quindi da noi non si trovano commercianti, sono solamente i nostri tartufai, che siamo circa 240 iscritti, che portiamo i nostri tartufi che troviamo nel nostro terreno di tutta la provincia di Siena. Ci siamo concentrati soprattutto su quelle che sono la valorizzazione stessa del territorio, la valorizzazione del prodotto tartufo, portandolo all'interno di due bellissime cene degustazione, cene di gala che saranno fatte nelle sere del sabato e porteranno appunto delle grandissime innovazioni unite alla tradizione del territorio. È un'eccellenza. Il tartufo bianco, un diamante del nostro territorio che si ripropone, che presenta e si presenta in grande stile a San Giovanni d'Asso, ne fa elemento identitario della cittadina senese e nello stesso tempo riesce a promuovere se stesso, Montalcino, il connubio con il vino. Vediamo adesso il Corriere di Arezzo insieme. Tre giudici donna decidono sui gemellini. Il tribunale prende tempo per stabilire se i piccoli hanno due madri, come chiede la coppia, ovocita trasferito nell'utero dell'altra. E poi giù l'ultimo muro del tunnel Baldaccio, quindi si va verso la conclusione dei lavori. Ovviamente ci sarà ancora molto da operare per definire esattamente la sezione del tunnel, però è già importante il fatto che il diaframma sia stato rotto. Polcri si candida a presidente della provincia, il sindaco di Anghiari disponibile per prendere il posto di Silvia Chiassai Martini. Vediamo all'interno del Corriere di Arezzo, ovviamente, notizie internazionali, italiane e regionali. Caro bollette, a rischio 20.000 posti di lavoro in Toscana, il terziario è in difficoltà, scrive il Corriere. Abbattuto l'ultimo muro, il tunnel unisce via Baldaccio e via Alessandro Dal Borro. Osserviamo questa fotografia che testimonia lo stato di avanzamento dei lavori. Stop o bis per Chiassai Martini, si domanda il giornale. Per la provincia c'è anche Polcri, sindaco di Anghiari. E poi la vicenda legata alle mamme di Anghiari. I nostri gemellini devono avere due mamme, coppia in aula, ora decidono tre giudici donna e vedremo quali saranno anche gli sviluppi dal punto di vista giudiziario di questa storia. Panno del Casentino, marchio registrato, ora punta all'Europa, chiusa la vertenza, la valorizzazione con imprese e mondo della moda, quindi un modo ulteriore anche in fondo per valorizzare questa eccellenza del nostro territorio. E ancora, un filo costante con TLS e Biotecnopolo, il nuovo rettore dell'Università di Siena, Roberto Di Pietra, ha individuato le linee del suo mandato. E quindi qualche notizia anche dalle vallate, per esempio dal Val d'Arno: Arno acqua ai minimi anche a settembre, sono i dati dell'annus horribilis, viene definito, per caldo e siccità, e in effetti ci sembra una valutazione che corrisponda al vero. Presepe vivente prima di Natale a Castiglion Fiorentino, Proloco e Comune definiscono programma degli eventi di fine anno e luminarie. Altre notizie, per esempio dalla Val Tiberina, bonifica patto comuni consorzio, circa 100 km dove effettuare manutenzione sui corsi d'acqua nei tratti abitati e montani. E da Bibbiena, domani all'auditorium Berretta Rossa di Soci sarà presentato il nuovo diario, una sorta di diario che viene donato dall'amministrazione comunale alle famiglie. A Bibbiena già registrati 63 nuovi nati. I numeri degli ultimi 4 anni, nel 2019 erano stati 80 nell'intero anno, 74 nel 2020 e 93 nel 2021. Per quanto riguarda lo sport, si parla del derby. Arezzo è area di derby con il record è quello delle presenze allo stadio. E per terminare, la pagina nazionale di Repubblica, ricatto sui migranti, il piano Piantedosi, le richieste di asilo dovranno essere presentate ai paesi a cui appartengono le navi delle ONG,
Multe per i Novax, retromarcia sul colpo di spugna. In Parlamento sarà modificato anche il decreto anti-rave. Questa è la pagina iniziale di Repubblica, poi Meloni, l'Europa ha visto che non siamo marziani, ma è gelo, scrive Repubblica, dall'Unione Europea. Bene, è tutto per questa edizione della nostra edicola rassegna stampa. Grazie quindi della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi.